Vale, ma proprio adesso sto vedendo, Cioè, fammi dai. capire una cosa, tu tieni pure il coraggio di No, lamentarti e fare perché le no, non facce. cominciare, Vale, No, lo no, so io su. comincio e come? Il signorino sta in albergo, troppo disturbo per sua signoria alzare i piedi da terra. Guarda là, ti sei pure sporcato la maglietta, ho fatto ieri le Questi sono gli lavatrici. spaghetti sono No, traditori. le hai usati come fionda gli spaghetti. Ma fai una cosa, visto che devo fare un'altra lavatrice, vieni con me così magari a 43 anni impari pure a fare il No, ti prego, bucato. dai, Ma sto quali vedendo. 43 anni? Forse ne tiene 3. Ma stavo vedendo. Vale, ne parliamo da troppo tempo. Devo collaborare? Sì, devo fare equamente la mia parte, ovvio. E beh, vorrei acquistare il mio tempo pagando un professionista delle pulizie e faccio il lavoro al posto nostro, ma tu non accetti. Ovviamente, perché lo fanno solo per soldi, non perché hanno un rapporto con la casa, non lo fanno con Ma quale amore. amore? Un lavoro, per cos'altro lo dovrebbero fare? Poi neanche io provo amore nel pulire il water, quindi non ti posso aiutare. Vale, tu risparmieresti un sacco di tempo, ti potresti rilassare, vale, soldi meglio spesi della vita mia. Va bene. Ma deve essere una persona straordinaria, deve Straordinaria. conoscere tutti i segreti del Tutti, mestiere. tutti, tutti. Deve essere brava quasi quanto me, anzi, più di me. Vale, chiamiamo un'agenzia, prendiamo il top del top, la punta di diamante proprio. Vabbè, allora tieniti libero questo fine settimana perché dobbiamo ribaltare la casa. In che senso? Nel senso che viene una professionista del pulito e se trova la casa sporca, noi che figura ci Ma facciamo? veramente fai, Vale? Certo, deve capire subito in che casa sta entrando. La casa deve brillare. Cioè noi paghiamo qualcuno che venga a pulire una casa che abbiamo appena pulito, Vale? E sono pure pulizie Come superficiali. Noi dobbiamo superficiali? pulire sui mobili, sistemare sul soppalco, spostare i divani, lavare e stirare tutti i vestiti che ci Ma stanno in chiamiamo una giro per ditta di casa. ristrutturazione e Poi possiamo buttiamola giù, continuare a scusa. pulire, Ah, ancora? potere E per la una cucina, la pelle. Oh, eccola, ciao, benvenuta. Salve. Gabriella. Valentina. Oh via, sa dare inizio alle danze, da dove vuoi che cominci. E da che cosa vuoi cominciare? Dalle lavatrici? Quel cretino di mio marito si è sbrodolato un'altra volta. Mare manzudiciata, ma che ci fa quest'uomo con le magliette? La scarpetta! Ma a parte, anche mio marito tutte le volte coi sugo! E questo non è niente, 90 gradi e via! 90 gradi? Ma tu fossi pazzo, così li rovini! Rovinarli, più di così! Ma che la viste le camicie e tuo marito? E bisognerebbe dargli fuoco! Appunto, ma visto che non vogliamo appiccare incendi o fare le camicie croccanti, tu ci metti il varnish e non ci pensi più! Cara mia, ci vogliono gli strumenti giusti e tanta strategia. Ma tu l'hai visto mio marito? È una sfida quotidiana. Lui non sporca, lui produce sporco, lo crea. Appunto, bambina. O fammi fare qualcosa, su. Hai ragione, scusami, è che io c'ho un po' la mania del controllo. Giuro che ti lascio lavorare, andiamo. E sicché gli ho detto l'altro giorno a quel grandissimo rimbambito del mio marito di buttare via il sacchetto di sudicio. O un torno la sera era sempre lì il sacchetto. Maremma, non ci ho visto più. E che c'è? No, è che io sono abituata con un altro metodo che non lascia le strisciate. Ti faccio vedere, guarda. Ma che non lo so. E la tua moglie dice lasciare le strisciate, dice. Vale. Va bene, scusate, hai ragione, fai tu. No, dai, E cretino. questo non è niente, si è pure dimenticato Ma l'anniversario. dai, questo neanche il rimbambito di mio marito. Anche l'anniversario ti sei dimenticato. Secondo me è pulito. Ma te l'ho detto, se fai con questo metodo il pavimento viene benissimo. Ragazzi, che ganzo lavorare qui. Valentina, che dire, sono stata proprio bene. Guarda, peccato sia già finito. E ci credo. Gabriella, che dire, ti ringrazio, è stato veramente un piacere conoscerti. Cara, chiamami quando vuoi che io vengo di corsa da te. È simpatica, eh? Io ci credo che vuole tornare, sei venuta a fare la giornata in spa quest'anno. Hai Ah, ho ragione. ragione adesso. Ma non è colpa mia, io sono ossessionata, non ci Ah, lo posso fare sai, questa è una niente. presa di coscienza importantissima, un passo avanti, che intendi E fare? niente, che vuoi fare? Mi darai una mano tu? Come ti darò una mano? Ma dove vai? Sto parlando? Valentina, ma riuscirò a finire un discorso in tua presenza io? Almeno una risposta da lontano. Figlio unico di madre vedova, dove sta tuo fratello? Dove è finito? Lui ha messo tutte e due dentro. Le ho messo tutte e due dentro, dove è finito? È impossibile, ogni volta sparisce un calzino!